Oggi vi presento Andrea Monteverdi, il miglior agente per attività e operazioni immobiliari del Gruppo Toscano del 2020. Allora, Monteverdi, io quello che le volevo chiedere è questo. Intanto, come è entrato a lavorare nel Gruppo Toscano e soprattutto cosa si sente da dire a una persona che ha la sua età, lei è giovane, che magari vuole cercare nel settore immobiliare la sua strada e quindi magari pensa di rivolgersi al nostro gruppo. Allora, eccomi, io ho conosciuto il Gruppo Toscano nel 2017, lavoravo in un ristorante, una sera, mi ricordo ancora, proprio era un giovedì sera, io ero convinto che quella sera avrei staccato a mezzanotte, arrivo e vedo che c'era un tavolo per 30 persone in Toscana. Sono questi che i giovedì mi fanno lavorare fino a tardi, che volevo andare a casa. E qualche mese dopo mi ricordo che avevo visto questo gruppo molto unito, che avevano pure fatto molta festa, insomma, li vedevo molto molto affiatati, mentre io in quel momento mi trovavo in una situazione che a livello lavorativo non mi soddisfava, quindi vedevo in loro quello che io nel mondo del lavoro non ero ancora riuscito a trovare, cioè questa coesione, questa idea di gruppo. Così un po' anche a caso, diciamo, un po' per caso ho inviato un curriculum e sono stato subito richiamato. Però ho incontrato Alessandro Genovese, che è il mio responsabile, e si è dimostrato subito interessato non tanto al risultato che io in quel momento potevo portare all'azienda, perché la mia esperienza era quale del tempo, ma era interessato alla mia crescita. Cioè io vedevo il mio responsabile che mi parlava di cose che a me al tempo sembravano inarrivabili. Io versavo in una situazione economica tragica, ovviamente, come bene o male penso tutti i ragazzi, no? Quando io invece ho notato subito interesse e voglia di insegnarmi. Quindi io di fronte a questo non ho avuto dubbi. Ho detto che loro vanno tutti forte, stanno tutti mangiando questa torta, forse una fettina riesco a mangiarmela anche io, però per farlo devo seguirli. Ecco, io quello che ho visto, quello che ho notato proprio era la voglia, la disponibilità di farmi crescere e darmi le armi per realizzare Andrea Monteverdi nel mondo del lavoro. E effettivamente alla fine di questo 2020 ho raggiunto questo risultato che nel 2017 manco mi sarei sognato, perché questa è la verità. Senta Monteverdi, lei è arrivato primo, quindi miglior agente del gruppo del 2020 ed è arrivato primo lavorando in una zona come quella di Brescia, tra le più colpite da questa pandemia, soprattutto nella prima ondata. Ecco, ci dica come ha fatto ad ottenere questi risultati in questo momento e soprattutto in quella zona. Guardi, sicuramente qui a Brescia in particolare, come altre città, la situazione del coronavirus è stata molto molto impattante. E devo essere sincero, io ero terrorizzato, perché ho detto, cavolo, ho appena imparato a fare bene una cosa e ora me la stravolgono. Però questa è la vita, quindi ci si mette tutti quanti. Io ho visto che anche i miei colleghi avevano questi dubbi, ma tutti quanti avevamo comunque voglia di continuare. Quindi quando siamo in una squadra e tutti abbiamo lo stesso problema e vediamo che tutti però insieme abbiamo la volontà di voler emergere e superare questo problema, e poi soprattutto anche tutte le armi che ci sono state fornite dall'azienda e tutta la modifica, tutti i webinar, tutto quello che c'è stato, è stato un momento in cui il rischio era quello di sentirsi abbandonati, mentre invece devo dire che anche a distanza io mi sono sempre sentito parte di questo gruppo. È stata una bella prova di crescita. Bene. Bene, Monteverdi, io la ringrazio, le faccio i complimenti per i risultati ottenuti e le auguro buon lavoro. Se posso, vorrei solo aggiungere una cosa a cui terrei molto, insomma, perché però in una riunione mi era stato detto: devi stupirti, prova a stupirti, prova a vedere ogni giorno di più cercare di stupirti. E questo per me è stato quest'anno. Io non pensavo di arrivare primo fino a novembre, io ero convinto che non sarei arrivato prima. Ma questa voglia di voler fare e anche appunto crescere, proprio perché mi veniva data la possibilità di farlo,
mi ha fatto lavorare giorno per entusiasmo e quando è stato insomma il momento del traguardo mi sono stupito perché tutto quello che mi era stato promesso io l'ho sempre insomma ottenuto. Quindi voglio sicuramente ringraziare tutti i componenti della mia agenzia che mi hanno seguito in momenti alti e bassi e senza di loro sicuramente forse oggi non sarei qui. Questo è proprio la verità, è la vera verità. Bene, Monteverdi, allora la saluto e le auguro nuovamente buon lavoro. Grazie mille anche a lei, buona serata e un saluto a tutti.